Eccoci arrivati alla seconda parte di 4 calcio 7, ospiti come prima, evidentemente sono, non li abbiamo cambiati, sono Spagnoletto e Lorenzo D'Agostino. Beh, abbiamo svelato che anche tu, essendo sei un allenatore di calcio, lo fai a tempo pieno al campanelle, come evidentemente era immaginario di tutti quanti i nostri telespettatori, perché qua dicono che dopo che porto gli amici del campanello, invece non ne vado, porto un po' tutti, porto quelli che arrivano e quelli che ho il piacere di invitare. A te volevo domandare, visto che hai un po' più esperienza di Lorenzo, anche perché l'età è un po' più avanzata, evidentemente, Grazie. senza offesa, evidentemente, ti chiedevo, ma dal tuo punto di vista, proprio perché hai fatto per diverse stagioni l'attività anche tu degli juniores, qual Sì. è lo spirito che regna all'interno di questi ragazzi? E perché troppi giovani lasciano il calcio dilettantistico per poi approdare proprio il calcio a 7 in momenti nei quali magari potrebbero andare avanti a fare l'attività federale? Beh, le storie sono diverse, sono tante, ne ho sentite di cotte e di crude. Chi ha problemi nello studio, affrontare tre allenamenti e successivamente la partita gli rende difficile lo studio, soprattutto intorno ai 18 anni che devono fare la maturità, eccetera. Tanti invece lavorano e hanno poco tempo da dedicare agli allenamenti o comunque sono stanchi, non hanno voglia, non si applicano e poi tu, logicamente, come allenatore, diverse volte sei costretto a fare delle scelte. Se uno non si allena, logicamente sta in panchina, i ragazzi si offendono perché hanno ancora un'età che gli si può concedere, non accettano certe cose, non ragionano su quello che è il contesto sportivo. E quindi non allenandosi tante volte li devi lasciare a casa o li fai venire, gli fai giocare poco e i ragazzi non la prendono molto bene, ma soprattutto lo spirito che riguarda lo sport e la competizione tante volte va a scemare appunto perché crescono, subentrano le ragazze anche, hanno altri interessi e gli allenamenti tante volte sono più pesanti rispetto a quello che realmente sono. E quindi tanti lasciano, questo è il più grande problema. Come il fatto che onestamente per non lasciare sarebbe bello che dovrebbe esserci una regola federale che impone che sotto un minimo di età non dovresti poter andare a fare calcio a 7. Cioè, questa è sempre stata la mia idea. Tante persone sostengono questa idea. Io ricordo che all'epoca dei primi tempi della Coppa Trieste, quando ancora noi con la Coppa di Stagione stavamo iniziando l'attività e via dicendo, proprio c'era un limite di 25 anni, mi ricordo, per giocare nella Coppa Trieste, anche perché effettivamente è un torneo amatoriale di persone, di veterani, quindi non vedo, tanti non vedono quale sia la motivazione per la quale i giovani si approcciano a queste manifestazioni. Ma io ti chiedo un'altra cosa, non ritieni che forse anche la cultura sportiva che ormai gira negli anni che ci vedono protagonisti proprio in questo 2015 e gli anni scorsi, non sia proprio un discorso di mancanza di cultura sportiva, quella che magari avevamo noi quando alla Roianese, ricordo, visto che ti ha coinvolto in alcune stagioni anche a te, proprio quando addirittura se non avevamo le scarpe nere e lucide, l'allenatore non ci faceva iniziare la partita domenicale. Beh, sì, purtroppo certe ideologie, certe idee che approcciano allo sport del calcio sono andate perse. L'amore per la maglia, come si diceva una volta, di tanti ragazzi che sono cresciuti e sono tramontati in una società, ormai non esiste più. Ma perché purtroppo è tutto il mondo che sta cambiando, cioè le ideologie stanno cambiando. E i vecchi allenatori con le vecchie idee non sono riusciti a trasmettere appieno alle nuove leve di allenatori, forse compreso io, certe idee e certi paletti, anche perché comunque io sono sempre dell'idea che bisogna anche mutare un po' quella che è la propria idea a seconda anche delle persone che hai davanti. E purtroppo tante volte ti trovi a che fare con ragazzi difficili, ragazzi in gamba e tante volte devi mutare il tuo modo di fare e
certe regole puoi applicarle a alcuni e a alcuni no. Quindi è tutto un compromesso ormai. L'ideologia è l'allenatore così, sì, se la può portare avanti, però le idee dovrebbero partire già fin da piccoli. Non puoi insegnarle ai ragazzi che stanno facendo junior, allievi. Già giovanissimi è già difficile, ma dovrebbe partire proprio dal principio, dai primi calci, certe regole. Probabilmente non tutti, perché ci sono alcuni bravi allenatori e anche alcune società che lo fanno, ma non tutti probabilmente sono in grado di imporre certe regole. Lorenzo, ne parlavamo proprio con una nostra conoscenza comune, Lorenzo Giorgi, proprio la scorsa settimana a 4Calcio7, la mancanza della figura dell'arbitro a livello giovanile, quindi parlo di pulcini per pulcini ed esordienti, perché poi sappiamo che dai giovanissimi in poi la federazione ha comunque la sua figura arbitrale, condiziona un po' anche la crescita di un ragazzo che impara a giocare al calcio, secondo te? Anche se, nel senso, manca la figura, il direttore di gara, quindi manca una figura importante, la figura che va comunque a insegnare il rispetto, va a insegnare comunque di seguire una cosa anche se non sei d'accordo, cioè, quindi è una figura Per mancante. questo mi ricollego con il discorso di Alessandro quando dice che manca effettivamente una persona come l'allenatore che magari non ha recepito gli insegnamenti del suo allenatore e che non dà più quelle indicazioni giuste nei confronti dei ragazzi. Per te è difficile, visto che sei più giovane, essere più, avere il pugno più duro nei confronti dei tuoi allievi? Sì e no, nel senso se guardo la differenza fra le due annate, la stagione passata avevo dei ragazzi che comunque mi hanno dato molto, mi hanno insegnato molto e comunque si era instaurato un certo rapporto, quindi si sapeva che fuori dal cancello si scherzava, si rideva, ogni tanto si poteva anche uscire. Una volta che entravamo nel rettangolo verde cambiava, cioè io rispettavo loro come giocatori e loro rispettavano me in quanto allenatore. E quindi persona che in quel momento diceva loro cosa fare. Quest'anno invece è un po' più difficile anche perché, come diceva giustamente Sandro, dipende dai soggetti e anche dalle situazioni. Quest'anno ci sono dei ragazzi che non sono cattivi, anzi sono anche loro, danno molto. Però sono un po' più, forse il fattore della concezione dell'impegno preso manca. Ecco. E per te dico, è difficile, visto che ho appena sentito che hai detto di uscire assieme, è difficile rapportarsi con questi ragazzi anche al di fuori del campo. Cioè perché magari, ripeto, cioè sono diciottenni, quei 6, 7, 8 anni di differenza comunque si sentono, in campo magari puoi fare un po' più il sergente di ferro, diciamo, no? E magari ancora qualcuno ascolta. Ma fuori poi per acquisire il loro rispetto. E per te è una cosa che viene facile o ti ha creato delle difficoltà? Secondo me basta essere se stessi. Nel Basta essere. senso, con i ragazzi discuti, parli delle passioni che hai in comune, musica che ascolti, i giocatori che piacciono a loro, i giocatori che piacciono a te, condividere qualcosa, il lavoro. Basta essere se stessi, cioè come uscire con gli amici. Certo, la differenza d'età porta comunque a sentire certe differenze, però in fin dei conti, se uno è se stesso, si rapporta bene con i ragazzi danno fiducia perché vedono una persona semplice, non uno che gli insegna la vita o che fa il professore. Perché questo poi è anche rapportato all'ipotetica presenza di alcuni giovani nelle prime squadre e mi chiedo tante volte come sia possibile questo tipo di gruppo anche con i ragazzi più anziani, che non è omogeneo evidentemente, ma che alla fine deve esserci perché se no altrimenti questi ragazzi giovani mai più non andranno a giocare in prima squadra perché non saranno mai arrivati all'età stessa dei ragazzi che giocano in prima squadra, dicono, no? Quindi alla fine se il gruppo non è omogeneo forse un po' di difficoltà c'è, magari quelli un po' più timidino, magari si approccia in maniera diversa verso il mister della prima squadra, cioè questo è anche un compito che voi sicuramente avete il dovere di fare nei confronti dei ragazzi. Sicuramente bisogna prepararli comunque
ad arrivare in prima squadra con la mentalità e l'atteggiamento giusto. D'altra parte è anche vero che comunque se un ragazzino di 17-18 anni vai a giocare con quelli di 26-28-25, è ovvio che te li trovi spesato. La mia esperienza era 17-18 anni con quelli di 30-28 e lì stai nel gruppo, stenti di seguire il consiglio, di rubar colloquio quello che fanno i più grandi e cerchi di dirla tua in campo una volta che sei, come dico sempre a loro, bisogna rispondere con i fatti. Al sabato, alla domenica in campo, lì dove tutti vedono, non c'è nessuno che può dire ma quello che fai è quello che si vede. Certo, allora chiedo ad entrambi, quanto un allenatore e anche psicologo in percentuale? Dimmi, Lorenzo. 50%. 50% al psicologo e 50% all'allenatore di calcio, sì, quello che, mette, che fa i cambi, che mette la tattica. Spagno? Sì, le due cose devono andare di pari passo, questo è assolutamente vero, anche perché tante volte certe situazioni anche in campo possono portare a dei problemi a dei ragazzi, c'è chi magari si fa prendere troppo dalla partita e quindi devi saperlo anche calmare, gestire delle situazioni dovute al calcio, ma tante volte anche dovute alla vita fuori dal calcio. Mi è successo diverse volte da dover cercare di capire e di aiutare dei ragazzi che magari hanno avuto dei problemi anche nella vita privata. Le due cose sono dell'idea che devono andare sempre di pari passo e devi essere sempre pronto ad aiutare, perché comunque quello che è splendido è che una persona che mi ha avvicinato al mondo del calcio come allenatore, che posso dirlo è Marcello De Leo, un mio ex collega di lavoro, lui mi ha sempre detto: prima che allenatori dobbiamo essere degli educatori, e tante volte bisogna anche capire. Non si può pensare solo che i ragazzi siano una proprietà della società e dell'allenatore, tante volte vanno anche capiti e aiutati, sempre stando nel 50-50, logicamente. Certo. Questo è importante. Quando arriva questo simbolo dalla regia vuol dire che mancano 2 minuti e quindi noi in questi 2 minuti faremo le ultime battute con i miei ospiti e vi chiedo subito, questa è una cosa che mi travolge dentro, proprio perché io vengo dal calcio, forse più dal calcio 7 che dal calcio 11, perché non l'ho fatto fin da bambino, quindi poi ho mollato perché le capacità erano pochissime, quindi mi sono aiutato ad andare a giocare a 7, con le capi più piccole faccio meno fatica. Essendo voi allenatori, non so se l'avete mai fatto, se avete mai fatto gli allenatori di una squadra 7? Non sto passando, l'hai mai fatto? Hai mai fatto i cambi? Sì, sì. Ho fatto qualche cambio. Ma quale differenza c'è? Cioè, l'impegno che ci mette uno che gioca a 7, anche se è amatoriale, con quello che lo fa a livello dilettantistico, cioè, c'è una differenza, ma per chi fa i cambi, no? Fisicamente, c'è sempre un impegno anche nei confronti di chi gioca a farli in maniera giusta. Allora, diciamo che intanto bisogna vedere gli obiettivi che si prefigge il gruppo, se vai per il divertimento o se vai per la vittoria, perché questo è importante, perché in certe annate di Venezia Giulia noi col mio gruppo abbiamo fatto la squadra per divertirci e giocavamo anche persone capaci, non capaci, insomma eravamo tutti e quindi facevi cambi più con tranquillità. Quando andavi per vincere era un po' più difficile togliere uno rispetto all'altro, però lo facevi con quella che poi rientra, che al contrario del campo 11 una volta uscito non entri più. Quindi diciamo che è completamente diversa la situazione, la vivi in modo diverso. Logicamente ponderi di più di togliere uno rispetto all'altro, ok? Perché se vai per vincere, vai per vincere, se vai per divertirti, vai per divertirti. Quindi non è semplice spiegare. Bisogna viverla al momento, certo. È completamente diverso, non è che lo pianifichi come nel calcio 11, tu arrivi lì, iniziamo nel 7, ma forse lui se non va è stanco, esce, ma tanto dopo fa 2 minuti può tornare, è completamente diverso. È quello diverso, Lorenzo, anche per te è così? Sì, anche se mi è mai capitato, con la sezione femminile, partecipavamo al campionato a 7, quindi c'erano da fare i cambi, però là era un... anche il modo di giocare era diverso, quindi però in effetti, come sottolinea Sandro, dipende intanto
della motivazione della squadra, vuole vincere, vuole fare buoni risultati, vuole divertirsi. Da lì in poi è vero, condiziona molto il fatto, cavo uno, dopo lo rimetto, aspettiamo un attimo, invece a 11 devi fare la scelta al momento e deve essere quella. Bene, no. Allora, con questa ultima affermazione di Lorenzo D'Agostino, che dice proprio categoricamente devi fare la scelta e quella è la scelta, noi facciamo la scelta di andarcela perché ormai è finita la trasmissione, vi ringrazio e vi saluto. Avrò piacere sicuramente di avervi ancora qualche altra volta miei ospiti, se avete voi anche il piacere. Intanto vi ringrazio per oggi e vi saluto. E do appuntamento la settimana prossima con 4 calci a 7 sempre su Teleantenna. Ci vediamo. Ciao ciao.